Bentrovati a questa terza puntata di 44.12 dedicata ai palacongressi di Rimini e Riccione. Oggi ci occuperemo soprattutto delle prospettive del turismo congressuale e delle strategie per il futuro. Prima però andiamo ad ascoltare alcune riflessioni emerse dal dibattito in corso, tra cui le voci di 15 tra rappresentanti di istituzioni, categorie e esperti di turismo ed economia. Dalle interviste che abbiamo raccolto e registrato emerge un quadro sicuramente molto interessante e si può dire, sia pure con sottolineature, sfumature diverse, tutti gli interlocutori però condividono alcune argomentazioni di fondo. Tutti, devo dire tutti, hanno ammesso che due palas non servivano, ne sarebbe bastato uno solo, certamente di livello internazionale, magari posizionato non dov'è oggi quello di Rimini, bensì magari nella zona del Marano, vicino all'aeroporto. Tutti hanno detto questo. È stata una non scelta politica quella di assecondare i municipalismi, quindi la provincia e i comuni. Diciamo che hanno scelto di accontentare, rincorrendo la logica del consenso, piuttosto che essere intelligenti e pensare strategicamente al futuro dell'attività congressuale. Quindi due palas, un grosso problema, un grosso errore. Parliamo di gestione, non solo quindi lo spreco di risorse, 180 milioni di debiti accumulati che vanno ad ipotecare le risorse di questo nostro sistema pubblico economico riminese per i prossimi anni. Ma la gestione, si è parlato molto, chi dovrà stare nella cabina di regia? Chi dovrà pensare a che tipo di programmazione, di gestione dell'attività congressuale? Un unico centro o due cabine di regia? Chiaramente i riminesi sono per un'unica cabina di regia, magari mettendo dentro questa cabina anche i riccionesi, ma i riccionesi non si fidano come sempre dei riminesi, pertanto pensano invece ad una loro gestione separata. Si stanno organizzando, tireranno fuori risorse anche i privati e quindi è sempre più improbabile che la gestione sia unica. È molto più facile pensare che vi saranno due gestioni separate. Ci auguriamo che le due gestioni separate non vadano in concorrenza fra di loro, perché allora sarebbe veramente un disastro. Ci auguriamo che prevalga questa volta l'intelligenza, per cui si possa, sia pure con due gestioni, fare una politica congressuale unitaria. Credo diamo tutti per scontato, e naturalmente la Camera di Commercio è di questo parere, che la gestione dei due palazzi dei congressi comporterà notevoli difficoltà, nel senso che su un territorio non tanto vasto operano due soggetti che sono, che lo si voglia o no, in concorrenza fra di loro. Quindi noi auspichiamo, e si sta lavorando in questa direzione, che siano due aziende che vengono gestite in sintonia. L'ideale sarebbe fosse un'unica società, cosa che immagino non sia possibile, per cui ci sarà questa società Convention Bureau che farà di tutto per conciliare, che poi sarà partecipata naturalmente da entrambi, per cui farà di tutto per conciliare le aziende. L'obiettivo è difficile da raggiungersi, però è gioco forza raggiungerlo. Si capirà in tempi brevi che o così o così. Gli imprenditori turistici della città di Riccione hanno convenuto sulla necessità di fare fronte comune per intraprendere un'azione forte per una gestione altrettanto forte del Palazzo dei Congressi di Riccione. Questo, come ho detto, è un senso di responsabilità importante che c'è da parte dell'imprenditoria cittadina e che non va
assolutamente contro politiche di sistema, politiche provinciali e regionali, anzi penso che in futuro tra i palazzi di congressi di Rimini e Riccione ci possa essere una grande collaborazione, una grande sinergia, anche perché si tratta di strutture complementari che non andranno mai in concorrenza tra loro, ma che anzi dovranno costituire una proposta completa che dovremo presentare poi sul territorio nazionale e all'estero. Se c'è una regia unica che gestisce, diciamo, l'infrastruttura congressuale sul territorio riminese, si può fare un'attività di promozione congiunta, si possono gestire le sale in maniera da dare a ciascun cliente la risposta migliore per la tipologia di congresso che vuole organizzare. Se cadiamo nell'errore invece di pensare che le due attività possano, come dire, stare insieme soltanto nella grande promozione, quella istituzionale, e poi invece a livello commerciale gestirsi autonomamente, c'è un forte pericolo che su alcune tipologie congressuali ci possa, quelle, diciamo, di una certa dimensione, medio, piccolo, insomma, o congressuale nazionale, si possa invece innescare anche una concorrenza che sarebbe dannosissima. Noi siamo molto favorevoli a una logica di sistema in cui però ci sia una difesa delle specificità. Riccione ha bisogno di una gestione specifica che sia chiaramente collegata, come dicevo prima, alle logiche cittadine e alle logiche provinciali, però deve avere le sue peculiarità che vanno salvaguardate. Quello che ci anima non è una difesa delle nostre, diciamo, dei nostri interessi di fronte al timore di essere penalizzati. Quello che ci anima invece è la nostra volontà di sottolineare l'identità del prodotto e della destinazione Riccione, la consapevolezza che solo una gestione riccionese riesca a fare in modo che questi valori vengano trasmessi e comunicati in maniera adeguata e che alla fine il cliente possa comunque scegliere in maniera giusta senza dover essere comunque orientato da un unico grande supervisor che controlli tutto il movimento del turismo congressuale provinciale.